È un ritorno in Serie D con i fiocchi, quello del Porto Sant'Elpidio che mancava da questo campionato da 30 anni. 4 gol rifilati al Giulianova che dovrà riflettere sui tanti errori commessi che hanno indirizzato la gara. L'inizio dei padroni di casa è a Fulmicotone. Già dopo 23 secondi Mantolesi serve Maio che si presenta solo davanti a Di Piero e lo fredda in diagonale. Al terzo intervento in area di Antonelli su Fermani che cade a terra ma l'arbitro lascia proseguire. Al sesto arriva il raddoppio, Mandolese vince caparbiamente un contrasto e poi in due tempi deposita la palla in rete. Al nono si vede per la prima volta il Giulianova, Fioretti vince un contrasto e va alla battuta ma Gagliardini respinge, sempre sul numero 9 che però sbaglia la seconda conclusione. Al quattordicesimo la gara si riapre. Corner dalla destra respinto dalla difesa, pallone ricacciato dentro all'area con Fioretti che sul filo del fuorigioco mette dentro al volo. Al ventesimo punizione di Dolce che pesca Moi sul secondo palo, cross verso il centro, la difesa spazza in angolo. Dal corner cross verso Fioretti che colpisce l'esterno della rete. Al ventiquattresimo grande occasione per il Giulianova per impattarla. Barlafante tira secco sul primo palo, Gagliardini ci mette le mani e con l'aiuto del palo manda in corner. Al 31esimo Maio solo davanti a Di Piero cincisca e l'estremo difensore para. Al 34esimo altra occasione per gli ospiti di pareggiare, Barlafante tira dai 30 metri, Gagliardini è battuto ma la traversa lo salva. All'inizio ripresa si vede sempre il Porto Sant'Elpidio al settimo con una punizione di Maio, Di Piero manda in corner. Dalla bandierina dopo un batti e ribatti palla a Montserrat che dall'area piccola colpisce a botta sicuro, ma Di Piero si esalta e respinge ancora. Al 25esimo grande occasione per Frinconi che spedisce sul fondo. Al 26esimo il Porto Sant'Elpidio fa tris. Assist di Cucù per Maio che ci prova una prima volta. Di Piero è bravo a respingere, ma il pallone torna sui piedi del numero 9 che mette dentro a porta vuota. Al 36esimo il Real Giulianova ha l'occasione per ricucire lo strappo, almeno parzialmente, con Fioretti che tira di prima intenzione, ma Gagliardini è bravissimo e manda in corner. In pieno recupero Gezzi recupera un pallone e fugge verso la porta, serve Cucù che solo davanti al portiere mette dentro per il definitivo 4-1. Sicuramente è una bella soddisfazione, ripeto, prima di tutto è un merito di ragazzi anche che l'anno scorso abbiamo raggiunto questo traguardo, è un premio anche per loro anche se non ci sono più, sono contentissimo perché comunque vincere una partita contro una squadra così blasonata fa sicuramente piacere. Siamo partiti forti, dal secondo gol che abbiamo fatto fino al primo tempo, alla fine del primo tempo abbiamo fatto tanti errori che dovremo sicuramente migliorare tantissimo. Poi secondo me il secondo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo, anche a buon ritmo, abbiamo creato tanto e l'unico problema è che ancora rispecchiamo un po' l'andamento del precampionato che rischiamo su palle molto 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 facili dove possiamo gestirla sicuramente meglio. Nota di merito per Maio. Tanto per tutti perché questa settimana l'abbiamo passata veramente bene, vedo uno spogliatoio che risponde bene, hanno voglia, vogliono migliorarsi. E secondo me c'è tanto da migliorarsi. Sicuramente iniziare con un doppio svantaggio nei primi 10 minuti non è facile poi recuperarlo, però paradossalmente dopo il 2-0 del Porto Sant'Elpidio la squadra ha avuto anche una buona reazione facendo gol con Fioretti, creando anche due palle gol nitide e potevamo secondo me pareggiare la gara nella prima frazione di gioco. Secondo tempo abbiamo creato, ho cambiato qualcosina, ho voluto mettere 3 punte davanti strette, anche lì abbiamo creato qualche palla gol, anche Porto Sant'Elpidio ha creato qualche palla gol, insomma il match era, secondo me era anche riaperto. È chiaro che commettendo quegli errori lì poi non è facile insomma rimettere la gara a posto.